spiega tutto. Oh, anche tu, eh. Cosa entrerà di simpatico qua dentro? Oh! Stai guardando me? Fai proprio bene. Ehi, hey, gente, questo è il video del Bill sul canale con una puntata di Fatal Frame. A posto? Vuoi farla tu la intro? La finisci di distrarmi? Non è tutto a posto. Benvenuti con Fatal Frame 4. Ritorniamo a noi. E beh, più che altro non mi ricordo a che punto fossi. Stiamo utilizzando la nostra signorina Misaki. Ma a che punto fossimo nella nostra storia non mi ricordo esattamente. Avevamo trovato una chiave che dovevamo utilizzare da qualche parte. Può darsi? Non mi ricordo, raga. No, R inventario. Dove eravamo rimasti, scusatemi. Dio mio, così facile perdere la traccia. Sacred Moon Key. Credo di averla utilizzata questa. Child Drawing. Rusty Key. Non mi ricordo, raga. Non mi ricordo. Cosa? Find clues about that girl. Quale girl? Il cazzo stai parlando? Non ho la più pallida idea di chi sia. Forse la... Sì, forse stavo seguendo... Ho capito, stavo seguendo... Tizia. Tizia Kaya, ecco quale girl. La ragazza che non conoscevo. La stavo seguendo e credo che sia andata di qua. Plausibile. No. È andata di qua, in questo corridoio, allora. Per poi finire qui. Possibile? Possibilissimo? No. Dove è andata? Cioè, quale girl? Adesso, la ragazza è sicuramente quella lì. Ma dove è andata? Non lo so, non mi ricordo. Mi sarei dovuto riguardare l'ultimo episodio, così mi sarei un pochino aggiornato sulla situazione attuale, ma... A meno che non sia qui. Ho illuminato un oggetto, l'ho sentito proprio. È andata qui? Una girl? Signorina girl? Oh, una Mizuki doll. Non l'avevo vista prima. A meno che l'abbia vista e l'ho fotografata già. Sì, l'ho già fotografata apparentemente. Origine dell'anima. Ah. Cosa? Oh. Mi sa che ci sarà un jumpscare qua. No? Strano. Molto strano. Oddio mio, dietro questo velo c'è sicuramente qualcosa. Un cadavere, un qualcosa di nascosto sicuramente. Esci, esci, esci. Non siamo i benvenuti qui. Beh, non siamo i benvenuti in nessun'area di questo posto. Però lì particolarmente. Che sta succedendo? Raccogli questo oggetto, maledizione. Cosa stiamo raccogliendo? Una lente? No, 5 pietre rosse. Ottimo. Che vi devo dire? Sono contento. 5 pietre rosse sono 5 pietre rosse in più. Meglio di 0. 5 pietre rosse sono meglio di 0 pietre rosse, no? Logic. Cosa stavo facendo? Cosa cazzo stavo facendo? A parte girare come un pollo. Non ne ho la più pallida idea, porca miseria. Non ne ho la più pallida idea. Oh, c'è qualcosa qui, da qualche parte. Oh, dove? Qui? Dove? Oh, eccolo qua. Zero idee, non mi ricordo. Allora, ero lì per un motivo. No, potrebbe essere andata in cantina. Sì, la maledetta è sicuramente andata in cantina. Giusto. In cantina, sicuramente in cantina. Sì, però la prossima volta non farò più questo errore. Mi dispiace, non ho considerato di riguardarmi la vecchia puntata per ricordarmi che appunto fossi la mia missione. E sono stato in trasferta una settimana, quindi potete anche capirmi con i vari giochi che sto giocando, sono un po' confuso. Una settimana lontano dal PC, diciamo, mi ha fatto dimenticare. Lontano dal PC con 12 ore di lavoro al giorno, quindi altro a cui pensare, mi ha fatto un po' dimenticare il mio progresso. Però sono sicuro che stessi seguendo la mia amichetta vestita di nero, però non mi ricordo dove sia andata. Penso sia andata in cantina. Aspettate, facciamo così. Mi guardo il vecchio video e arrivo su. Ok, come immaginavo, ho fatto bene a guardarmi. Oh, l'ho vista, maledetta. No, mi sembrava una bambola. Bastardo.
Ho fatto bene a guardarmi i video, è entrata nell'ascensore, la maledetta, nell'ascensore. Scusate. Ho perso 6 minuti, 7 minuti di video solo per ricordarmi dove cazzo stavo andando. Allora, prima di tutto voglio fare una cosa ed è comprarmi sicuramente, sicuramente delle medicine che tanto al momento sono abbastanza ricco di danari. Compriamoci anche delle munizioni che tanto costano una cippa. Ah, ma solo 3! Non c'è un modo per cambiare le pellicole. No! Meno male che sono infinite queste. È entrata nell'ascensore e mi ha detto cocci. E io lì ho terminato la puntata. Ora mi ricordo. Cioè, ho guardato il video. Però a che piano sei andata, maledetta? Al quarto non si può andare perché serve la chiave. Ha detto, infatti, ecco qui la serratura di una chiave. The lift jolts into motion. L'ascensore inizia a muoversi. Bella lingerie, signorina. Vabbè, dai, l'esplorazione alla fine ci ha fatto guadagnare tranquillamente 6 pietre rosse, no? Dove sei andata? Non so, qualcosa mi fa pensare che... No, tu! Salve! Beh, se tu sei entrata, io esco. Si chiama cortesia. Essere gentili, essere educati. Cosa che tu non sei quando mi fai spaventare in questo modo. Pietre blu, lì vedo qualcos'altro. Sta sedia a rotelle, maledizione, blocca il passaggio da millenni. Anche con Ruka mi ha bloccato la strada. Ma mai questa ci hai messo 3 ore a raccoglierla? E qui c'è la barricata di sedie a rotelle, pure qua. È difficile passare. Difficile passare. Perché i nostri personaggi sono tutti menomati. Non per niente erano rinchiusi qui prima di... Forse era andata al secondo piano. A meno che... Possibile che sia andata al secondo piano. Controlliamo. Controlliamo il secondo piano per sicurezza. Prima di fare un giro inutile. Sì, sta andando al secondo piano. Anche se al secondo piano ci arriviamo tranquillamente per le scale. Perché sono andato al secondo piano? No, al secondo piano ci arriviamo per le scale tranquillamente. È stato stupido da parte mia. Eh sì, al secondo piano ci arriviamo tranquillamente per le scale. Oddio, no, no, lasciami in pace. Cosa vuoi? Bello. Che c'è? Signor paziente Muramasa Sensei. Dai, attaccami. Wow! Ma il cattivo... Ma era un attacco fatal, perché? Suino! Bastardo che spawna pure vicino, eh. Bing! Sclapating! Guarda che cattivo che sei, oh. Sorridi, maledetto. Dove vuoi spawnare? Tanto questo vi spawna molto vicino. Dove è finito? Lo sento lì, ma non lo vedo. Eccolo qua. Dove sei, suino? Ok, eccolo qua. Dammi un attacco, dai. Oh! Da. Te lo sei voluta tu, bello! È morto. Suino. Ok, no, al secondo piano ci arrivo tranquillamente per le scale, quindi non so cosa... Cosa mi sia saltato per la mente di andare al secondo piano con l'ascensore. Non volevo farmi le scale, insomma. Ok, terzo piano di sicuro. Lì c'è la sedia a rotelle che mi blocca il passaggio. Quindi, niente da fare. Ah, oddio, sto cadendo. Perché hai fatto l'animazione della caduta? C'è la sedia a rotelle che blocca il passaggio per forza. A meno che non, avvicinandomi non si sposti. Oh, guarda lì, guarda lì. Guarda lì la maledetta come si nasconde. Guardala qui, sta suina. E come sta a ridere. Schifosa maialozza. Ti arriva uno schiaffo, vedi come te la ridi. Ti ribalto il cervello, ti ribalto. Andiamo? Non credo. Non so, prima o poi questa sedia a rotelle si muoverà. Suppongo che sarà la donna vestita di nero a muovere la sedia a rotelle. E sarà un combattimento finale dove chiuderemo i conti io e la sua donna in sedia a rotelle. Con la sedia a rotelle. Suppongo. Anche se è plausibile che vada diversamente. Sa mai. In realtà mi servirebbe utilizzare delle erbe mediche. Mai sottovalutare... La capacità di uno zombie, di un fantasma, perché fanno un botto di danni, eh. Bisogna comunque considerarla sta cosa. Ma c'è qualcosa? Dove? Qualcosa... Ah, eccolo qua.
Ci sono dei fantasmi che mi fanno anche metà vita di danno, eh. Tape recorder, cassetta, intervista di Misaki Aso. Questo è interessante. Qui c'è qualcos'altro. Penso sia qui a terra, no? Sì. Qui mi attaccherà qualcosa. No. Ah. Oddio, calpestato dai vetri. È andata di qua? Non lo so. È che non si è ancora fatta viva, quindi. Non che io ci tenga a sentirla, però. È strano. Oh. Avete sentito? Oh, ia ia ia. Brutto idiota. Puoi toccare questo. Tuino. Ah no, forse qua. È vero che c'ho la chiave. No, aspetta. È chiusa. Ok, come l'ho detto. Io c'ho la chiave. Sacred Moon qualcosa, mi pare. Vero? Giusto? Senti, Cocci, dov'è che devo andare? Ok, è chiusa per fortuna. Non so che non devo girare. Ah, ok. È chiusa più o meno. Fai una foto. La madonna. La sedia a rotelle, ma la ricordo. Abbiamo scoperto quando è che si muoverà la sedia a rotelle. Adesso. Strano che non mi abbia attaccato. Oh, sono bastardi. Bambini merdosi. Stavo per dire, strano che non mi abbia attaccato ancora nessun fantasma. Maledetti bambini. Oh, 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 ho visto una bambola, vero? A me le bambole le vedo ovunque. Sta maledetta come si nasconde. Schifosa bastarda. Vattene via. Non sei gradita. Allora, quante bambole ho fotografato finora? C'è un modo per vedere il mio progresso? Qui mi attaccherà qualcosa. È strano, non mi ha ancora attaccato niente, a parte quel paziente rimbambito. A meno che la sedia a rotelle, una volta fotografata, non inizi a farmi spawnare. Oi! È sparita? La sedia a rotelle è sparita, questo non è un buon segno. Non è affatto un buon segno. Ho come l'impressione che dovremmo combattere. Dovremmo combattere la donna con la sua amica, la maschera in sedia a rotelle. La donna della sedia a rotelle rossa. Eh no, questo non è affatto un bel posto, eh. Eh no. Eh no. Eh no. Qualcosa mi attaccherà qui. Qualcosa mi attaccherà qui. Lo sento proprio, c'è troppa tensione nell'aria. Accumulata. Ah, maledizione. Questi corridoi. È il posto perfetto dove combattere, dove mi possono fare un agguato questi bastardi. Oh, ma vaffancrucco! Vaffancrusca! Ma cosa stanno dicendo poi? Parlo un po' di giapponese, ma non a questo livello. No! Per favore! Pellicola 61, grazie mille. Facciamo uno scherzo al direttore. Sono l'unico ad avere un brutto presentimento? No, eh. Ma perché c'è una sedia a rotelle vicino a una bara nera? Perché c'è questa musica in sottofondo? C'è la maschera del manichino. Vabbè, tanto so che mi attacca. Ah, eccola qui la donna della sedia a rotelle. Quella che trascina. Madonna mia, sei inquietante. Madonna mia, sei inquietante. Cosa devo raccogliere dalla sedia a rotelle? Questa non si apre, uscirà qualcosa dall'armadio non appena avrò. O si apre il sipario, oddio mio. In ogni caso, non succederà niente di bello. Oh, Waning Moon. Sì, so dov'è, non mi rompere le palle, so dov'è. Attaccami e basta. Non mi attacca, allora ok, mi attacca quando aprirò la porta. Tanto lo so che mi attacca. Signora Rosa Nera, non lo vuoi raccogliere questo oggetto? No? Fa schifo? Raccogli sto maledetto oggetto. Una bara? Eh beh, ci ha messo un po', vede. Questo oggetto non lo vuoi raccogliere? E mai non lo posso raccogliere? Non posso raccogliere questo oggetto, ragazzi. Esami. Oh, eccolo qua. Per una pietra blu tutto sto casino. Ma porca miseria. Oh, Gesù.
Ora se tu sei la bimba insegna rotelle, ora capisco perché ci avessi la maschera. Si spiega tutto. Oh, anche tu, eh. Oh! Mamma mia! Ho sentito proprio una scarica di brividi che non avete idea. Proprio fatto bene. Proprio fatto bene, oh. Tanto adesso mentre... Adesso mentre apro la porta tanto mi attacca. Figurati! 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 Cosa c'è? Cosa c'è? Ma perché devo indagare? Perché devo indagare su quella cazzo di bara? Perché? Dimmelo tu. Quale logica ti spinge la porta chiusa? Indaghiamo su questa maledetta bara. Un manichino che indossa una maschera. Un manichino inquietante. Hai tralasciato inquietante, tra le virgolette. Il coffin. Ma che c'è? Cos'ha la mia maledetta Porsche? Devo fare, ragazzi? Devo indagare su questo? Questo si apre ad un certo punto. Io sono sicuro che ad un certo punto si aprirà sta roba. Sipario. Posso passare. Ma chi è il denoidoneo che ha... Una bara, c'è una lettera di Kageri Sendo. Sono nata per morire, come tutti, signorina. Mi sembra un nome femminile, comunque. Ma tu sei differente. Avevamo lo stesso sangue nelle nostre vene, ma tu eri viva. Vivo. Penso che sia la lettera tra le due ragazze, insomma. Ed è per questo che dovevi morire. Mentre eri viva. Se tu puoi essere viva mentre sei ancora morta, mentre sei pure morta, possiamo tornare nella nostra stanza assieme. Se puoi rimanere viva mentre stai morendo, il guscio si chiuderà molto stretta. Se puoi stare ancora viva mentre stai morendo, i fiori staranno fiorendo per sempre. Tu sei me, e per sempre. E alla fine, finalmente, gli sei diventata me. In questo posto io fiorirò per sempre. Mi ho capito che Kageri Sendo non aveva tutti i criceti a posto. Kageri Sendo, dai, attaccami, tanto finiscila. Fammi sentire sto jumpscare. Non c'è niente all'interno. C'è una data strana, cioè quanti anni è vissuta questa? 1964-1959? Cos'è? È vissuta andando nel passato? Sì, è 1964, 1959... No, 69. O 59. 69. Questa... Un'altra bara, sì, un'altra bara. Perché ho l'impressione che adesso uscendo incontrerò qualcosa di malvagio? Non vi spaventate? No? Che cacchio devo fare? No! Iaia! Salve Salvino! Ui! No, fai una foto, maledetta! Godo che tu sia morta così in fretta, suina. Ho fatto venire un infarto di nuovo. Cosa c'è dentro la bara? E perché eri da sola stavolta? C'è qualcosa di bello da esaminare, ma non ho capito dove. Dentro il coffin, sì. Cosa ci sarà mai qui? Un'altra lettera. Un'altra lettera. Kageri e Kaoru. Quindi erano due sorelle. Kaoru Sendo, la lettera di suicidio. E credevo di aver finalmente accettato i tuoi sentimenti. No, pensavo che se avessi accettato i tuoi sentimenti sarebbe finito tutto. Non mi importa più se mi hai spinto di proposito a farlo. E non mi importa che io non riesca più a camminare. Non riesco neanche più a parlare, mi sono cagato addosso sta puntata. Ti perdono per tutto. Non credo che dovrei essere qui, perché per colpa mia tu sei entrata nell'oscurità, perché ti ho lasciata farlo e non sei più tornata indietro dall'oscurità. Ora lo capisco, cercherai, baderai a me
Per sempre, non importa dove io mi nasconda, non importa dove io scappi, non mi abbandonerai mai, per tutta l'eternità. E quindi non ho alcuna scelta, pregare che nella tua oscurità prima o poi arrivi la luce. Ok. Strano che non sia uscito nessuno da questo armadio. Era troppo scontato. Forse era troppo scontato. Magari prima o poi, più in là. È strano che comunque... Quindi quella in sedia a rotelle è Kaoru. E Kageri probabilmente è finita in sedia... Lì, Kaoru è finita in sedia a rotelle. Probabilmente considerando la lettera di suicidio. Perché probabilmente Kageri ha fatto una cazzata e l'avrà spinta per le scale. Che cavolo ne so. Avranno giocato insieme, sarà inciampata per colpa sua. Ed è finita in sedia a rotelle. E per quello che le è successo, Kageri non si è mai perdonata. E quindi ha deciso di affrendere sotto la responsabilità, badare alla sorella, sorellina, sorellona, quel che volete. In ogni caso ha iniziato a badare alla sorella in maniera indefinita, finché questa non ha deciso di suicidarsi, perché si è resa conto che per colpa sua l'altra sorella non poteva vivere una vita normale, perché si sentiva in colpa. Però non è stata la scelta molto intelligente suicidarsi, signorina Kaoru, perché comunque... Voglio dire, utilizza la logica. Secondo te, l'altra sorella che è rimasta ancora viva, cosa avrà mai pensato, visto che ti sei suicidata? E ti sei suicidata per la tua condizione di merda. Certi idioti non utilizzano il cervello prima di... Prima di compiere la loro azione. Ma perché, perché c'è la culla di un bambino? È la prima cosa che attira... Non ce la faccio a tenerlo dentro. Vi chiedo, perché cazzo c'è una culla di un bambino in un posto così? Posso fare, oh. No, no, rispetto al agli altri Fatal Frame 4, io non so come abbiano fatto a non ereditare questo... Fa troppa paura, ragazzi. Fa letteralmente troppa paura. Io non so cioè, l'hanno fatto bene. È fatto di merda nei movimenti e tutto, è brutto, bisogna dirlo, da un punto di vista gameplay è bello perché è fatto al frame, mi piace il fotografare, sta cosa qua, è molto interessante, ma il fatto che comunque dopo così tanti anni si corra contro i muri, i movimenti siano così poco fluidi quando ci si muove, per esempio, in contatto contro uno scaffale, contro un lampadario, è piuttosto fastidioso, quindi da quel punto di vista i movimenti sono molto goffi. Però il gioco fa veramente paura, oh, mette un'ansia. Anche l'audio proprio fatto bene, studiato proprio per mettere tensione, per metterti inquietudine. Ben fatto. I dispositivi che ho inventato sono basati sulle mie personali teorie e hanno degli speciali? Qualcosa? Confidential. Che devono essere maneggiati con cura, con molta cura. Quindi qui registrerò qualcosa di molto utile. Non riesco a capire. Le pietre spiritiche. No, la torcia fatta di pietre spiritiche è stata creata per riportare le memorie dei pazienti con la sindrome lunare attraverso la potenza lunare che è conservata dentro la torcia. Dovrebbe Schuld. Non lo so. Dovrebbe, penso, alleviare i sintomi e, nei casi estremi, la fioritura. Bloccare la fioritura, suppongo. La radio spiritica utilizza cristalli per decifrare, suppongo c'è scritto, decifrare le onde e portare i pensieri residui in modo da sentire i morti. Tuttavia, pensieri estremamente potenti, derivanti da rimpianti, resentful è... Non è, è odio, ma non odio. Resentful è... Oh, ce l'ho sulla punta della lingua. Oh, resentful è... Vabbè, non mi viene. Resentful è... Che c'è tanto odio. Adesso non mi viene la parola perché veramente il mio cervello, punto uno, è molto tardi durante la notte, punto due, non ho ancora dormito, quindi non funziona niente. Resentful, porca miseria, non mi viene. Animoso in ogni caso.
Voci possono causare le anime dei, di quelli che l'ascoltano di essere consumate, quindi bisognerebbe essere, bisognerebbe maneggiare la radio con cura. La camera oscura permette di fotografare le cose non visibili all'occhio nudo. Quelli che utilizzano la camera oscura con l'intuizione spirituale possono esorcizzare i... gli spiriti posseduti, oppure ne vengono posseduti dagli spiriti, non lo so perché è tutto cancellato. E il resto è così marcio che è completamente illeggibile. Ottimo. Esamina una radio lunare. Una radio è piena di... una radio lunare e la stanza è piena di... cosa c'è qua di blu? Qualcosa da raccogliere. E lo scaffale è pieno di vestiti di bambini. Oh, grab lens. Che cosa fa la grab lens? Camera oscura. Cosa fa la grab lens? Ah, ma io non ho equipaggiato nessuna. Stan. Alla grande. Alla grande. Ah, ti blocca sul fantasma più vicino. Alla grande. Ma cavolo, si cambia la pellicola? Non lo so, onestamente. Da qualche parte sicuramente comparirà un fantasma. È da troppo tempo che non combattiamo niente. Ok, qui non sta reagendo in alcun modo. Oh, guardate qua chi c'è nascosto, sto suino. Nel cassetto dei panni sporchi. Madonna mia, ti darei fuoco, bambola di merda. Resentful, astio, madonna mia, finalmente mi è venuto. Astio, volevo dire. Oh, una scatola con l'enigma. I koi sono dei pesci. Una scatola con i pesci koi. Bisognerebbe praticamente risolvere il mistero, a quanto pare. Però manca un tassello. Un medical file di Misaki Aso. Sono io Misaki Aso, vero? Sì, penso di sì. Però Aso, come vi ho già detto, è un erede del signor Aso. Camera 310, luna che sta svanendo, possibilmente imbudinata. Budded vuol dire che sei diventato un budino. E mostra severi sintomi di perdita di memoria, con un incremento della perdita dell'identità e la paura degli specchi. È immediata sì, diagnosi della sindrome lunare, progressione dei sintomi. Dei sintomi è piuttosto severa. Come visto nel paziente nella stanza 412, luna congelata, gli avanzamenti della sindrome lunare è chiaramente connessa con il potenziale spiritico dello stesso paziente. Completa ripresa per i pazienti donna che presentano la sindrome lunare prima dell'età dei 12 anni è veramente difficile. Avranno spesso... mostreranno spesso di essersi ripresi, tuttavia sono molto vulnerabili a delle ricadute causate dai traumi emozionali e dal ambiente delle persone vive circostante. Bisogna mostrare molta attenzione per fare in modo che monitorare le condizioni del paziente. È schedulata un'applicazione sperimentale della procedura che abbiamo praticato nella paziente della stanza numero 412. Questo potrebbe provvedere degli indizi su come trattare quel paziente. Addendum aggiunta. Riguardante guardate, non mi viene neanche refusal. Oh. Refusal è rifiutare, però non mi viene. Riguardante il suo rifiuto, vedete? Rifiutare non mi viene rifiuto. Il mio cervello non funziona a quest'ora. Riguardante il suo rifiuto di fare prendere parte al suo... riguardante il suo rifiuto nel essere divisa, to be parted, dell'essere separata dal suo amico speciale, in quanto questo le permette di rimanere stabile, non provare a separarla adesso dalla sua amica speciale. Ma quindi, questa amica speciale, che cos'è? Un'allucinazione? Io? Oddio mio! Sei tu! Sei tu quella bambina che vedi. Quella bambina speciale. Quella bambina speciale è la sua amica immaginaria. Non aver paura! È ora del tuo trattamento. Ora, proprio come prima. Eh beh! Proprio child friendly! Sì, una brava bambina, non c'è niente di cui preoccuparsi. Ma
Forse lo dovreste bendare prima di fare questo. Niente di cui aver paura. Hai voluto ricordare? Ora ti attacchi al cazzo. Così impari a farti i cazzi tuoi la prossima volta. Cosa entrerà di simpatico qua dentro? No! Non sorridere così, perché sennò mi innamoro di te, eh? Oh! È bella. Sorridi, stronza, sorridi, pezzo di merda. Dai, dai, dai. Dove andate? Oh, Dio mio! Cosa? Sta maledetta? Senti, dottore! Attaccami, swing. Oh! Oh, questa è pericolosa. Questa è pericolosa perché è fiorita. Dove sei andata? L'infermiera è pericolosa perché carica. Oddio mio. Oh! Cosa stai facendo? Perché? Dove sei? Davanti a... Vai! Bello! No! No! Dov'è? No! Mi sta cercando! Suino maledetto! Guarda quanta vita c'ha! No! Ok? Ottimo! Dai, dai, ancora una definita per lei! Oh no, forse dovrei utilizzare... No, dovrei utilizzare un'erba medica per sicurezza. Ah, equipaggiare pro... Madonna! Ui! Oh! Mi sa che quella è morta! Ah! Infermiera di sto cazzo! Vieni qua, dottore! T'acceco io! T'acceco io con uno sberlone nel muso! Te lo appiattisco alla Voldemort! Vieni qua! Sorridi, stronzo! Dai, dai! Vieni! Vieni, vieni, ti faccio vedere io dove te la infilo la tua torcia! Sei arrabbiato! Che c'è? Sei arrabbiato? Sei arrabbiato? Ma quanta vita c'ha sto suino? Più di troia, vedi di crepare! Ne ha poca, eh! Oh, che paura! Ciao, 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 sì, è stato un piacere conoscerti. Ora spero di non vederti mai più. Cosa è spawnato? Ah, qualcosa nell'armadio, questo armadio era chiuso, mi pare. E un scaffale pieno di vestiti per una donna e un bambino. C'è un cestino che contiene vecchie bambole, cappelli e altre cose per bambini. C'è qualcosa qui, dov'è? Ah, eccolo qua, ai piedi del letto. Mamma mia. È stato... Oh, eccolo qua, il tassello che mancava. È stato molto... Quindi? Ah, posso utilizzarlo qui. È stato molto spaventoso il... Bisogna rimetterli a posto. È stato molto spaventoso la carica dell'infermiera, veramente. Mi ha fatto cagare addosso. Devo scambiarli? Ah no, devo girarli. Allora, col criterio che ho, sicuramente un bianco ci deve essere perché... Sotto c'è un bianco. Considerando, forse la coda è giusta così. No, ok, è una fregatura perché è così. Ok, qui c'è il bianco. No, il bianco non c'è. No, no, allora sì, per forza. Qui per forza è il rosso, perché sotto c'è la coda del rosso, immagino. Sopra è quello dorato, no, è impossibile. Allora, questo non è possibile perché manca sotto. Ok, questo è giusto per forza. Ok, quindi anche questo è giusto. Questo per forza così, questo per forza così, quindi tutto il resto bisogna aggiustarlo. Piuttosto semplice come enigma. Pensavo fosse di più un enigma a scorrimento, se è così invece è una cagata. Giusto facile. Per un genio come me. Ragazzi, che vi devo dire? Chiave fatta di zinco. A parte che queste chiavette qua le puoi scassinare con due cazzo di forcine che hai in mezzo ai capelli. Però, foto di una donna senza faccia con una bambina, quindi... L'idea... Che la sua amica speciale fosse immaginaria, però la bambina è sicuramente lei, ma chi è questa donna? Lei chiaramente viveva con questa donna, perché ci sono sia i vestiti di una donna che quelli di una bambina. Ma perché questa donna viene chiamata special friend? Questo non riesco ancora a spiegarmelo. Quattro. Dopo il 4 viene 5. 6, 7 è giusto. 6 meno ti metto, dai. Perché più o meno gli altri numeri li conosciamo. Jumpscare 3, 2, 1. Oh, nella stanza qua accanto, porca miseria.
Vero? Mi chiedo chi sia quella donna con la faccia che è scomparsa dalle foto. Guarda che sta cosa della faccia che scompare dalle foto mi ricorda molto film horror, stile Final Destination o roba così. No, non era Final Destination che spariva la faccia. Eccola qua la donna, la sua amica speciale. Ma chi è? Si è ricordata chi è, però più o meno. Chi è? Sono io che lo sto chiedendo a te. Maledetta, vedi di rispondere. Madonna, questo episodio è stato pesante. Oh, è stato pesante. Io sono anche pesante quando mi lamento sempre dei cagamenti di cazzo che ho. Però, in ogni caso, grazie per avermi sopportato fin qui, ragazzi. Mi auguro di vedervi nella prossima puntata. Ricordatevi di lasciare un like se vi è piaciuto l'episodio. Magari condividere con i vostri amici per aiutarmi a crescere. Non dimenticate mai che siete migliori e vi voglio un mondo di bene. Al prossimo episodio. Bella bella.